sport, lo sport che ha incontrato me in un momento della mia vita tra l'altro molto particolare, perché io ho iniziato a praticare sport alle scuole medie, in prima media, a 11 anni come molti dei nostri ragazzi. Solamente che per me è stato un incontro molto particolare, perché io sono di fatto nata disabile, io ho avuto un'infezione 20 giorni dopo la nascita, quindi quei 20 giorni di normalità assolutamente non me li ricordo. E quindi c'è stato un momento, il momento in cui io ho realizzato che la disabilità sarebbe stato per tutta la vita, in cui mi sono fatta coprire gli specchi, in cui io non accettavo il mio corpo, in cui era veramente difficile la mattina alzarsi dal letto e uscire di casa e doversi far vedere dagli altri. Quindi quando sono arrivata in prima media era questa la situazione che dovevo affrontare. E a quel punto avevo davanti a me una strada che mi ha aiutato a percorrerla il mio insegnante di educazione fisica. Lui mi ha preso per mano e mi ha detto: cominciamo a correre insieme. Per me era una sfida che sembrava impossibile, però in quel momento ho tirato fuori quel sogno dal cassetto dove ero rimasto chiuso per 5 anni e ho cominciato a pensare che forse era vero per me poter correre. Ho iniziato a mettere un passo dopo l'altro, a cadere tantissime volte perché io non ho equilibrio, quindi per me correre vuol dire rischiare di dover cadere. E poi ho iniziato a fare i giochi sportivi studenteschi con i miei coetanei normodotati. Correvamo insieme, io disabile e loro normodotati, nelle stesse batterie. Era una gara impari, se vogliamo, però era una gara bellissima, perché a me non interessava arrivare ultima, io arrivavo e per me questo era già un traguardo in quel momento. Ho deciso che quella sarebbe stata la mia vita. Certo, è stato difficile soprattutto dal momento in cui io ho vinto la fase provinciale, ero da sola, la fase regionale, ancora ero da sola, e a quel punto ho avuto il diritto di iscrivermi alla fase nazionale. E allora, come racconta sempre il mio professore, è andato a iscrivermi alla fase nazionale e al provveditorato gli hanno chiesto: ma non si sentirà diversa a correre insieme ai normodotati? E lui gli ha detto: vabbè, intanto la iscriviamo, intanto la facciamo partecipare, poi quando ritorna ce lo dirà lei se si è sentita diversa. Beh, quella è stata una delle esperienze più belle della mia vita, proprio perché lo sport mi ha insegnato a stare insieme agli altri, quello che fino a quel momento mi era mancato, la capacità di stare insieme ai miei coetanei. Io sapevo che stavo facendo qualcosa di importante, lo vedevo che insieme a me, dopo di me, erano arrivati altri ragazzi disabili che partecipavano ai giochi sportivi studenteschi, quindi avevo capito che era una cosa importante quello che stavamo facendo. E poi a 17 anni mi hanno proposto di fare le gare con la Federazione Sport Disabili, quello che oggi è il Comitato Paralimpico. Io ho accettato e alla prima gara a 17 anni ho vinto il mio primo titolo italiano. Io corro in maniera diversa. Io corro a modo mio, ma il traguardo lo raggiungo lo stesso, ci metterò più tempo, correrò in maniera diversa, a volte mi fermerò, rallenterò il passo, ma al traguardo ci arrivo, lo passo, la prova la finisco, e questo è l'importante della vita e dello sport. Ho deciso di partecipare alla Maratona di Roma perché penso sia importante far capire che ci sono tanti modi per fare sport. Sarà la mia maratona, proprio perché non credo di riuscire a correre 42 km e 195 metri. Ho una tetraparesi spastica e correre in piedi per così tanto in questo momento per me è impossibile. È importante sapere accettare le sfide e portarle avanti fino a dove si può, con le proprie difficoltà, con le proprie energie e con la propria voglia di vivere.